Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parliamo non dei 5, come avevo preventivato inizialmente, non dei 10, come avevo pensato che potesse accadere, ma degli 11 graphic novel top che ho letto nel 2019. Ne ho 11. Ne ho 11 perché i fumetti sono una grandissima parte della mia vita da lettrice, ma immensa. Veramente io ne sono molto grata e sono molto grata di avere la possibilità di leggere così tanti fumetti diversi perché ci sono un sacco di case editrici che sono molto gentili nell'inviarmeli, altrimenti non mi potrei permettere di leggere così tanti graphic novel. E insomma, partiamo. Partiamo, parliamone. Facciamolo. Sono pronta. Yes, se vi siete persi i video sui graphic novel top degli anni precedenti, anche quelli li troverete linkati, ma ora iniziamo veramente. All'undicesimo posto abbiamo l'unico volume di Eris Edizioni. Quest'anno non ho letto tantissimo di Eris e mi dispiace molto perché hanno un catalogo meraviglioso, però nonostante io abbia letto poco, comunque uno dei loro volumi è riuscito a farsi strada nella mia top. E questo qui è Non bisogna dare attenzione alle bambine che urlano di Eleonora Antonioni e Francesca Ruggero, edito al prezzo di 17 euro. E 50. E sono tre storie che si intrecciano tra di loro di tre preadolescenti negli anni 90 che attraversano il classico periodo di scoperta, quindi quella di scoperta della propria personalità, perché ovviamente nel momento in cui tu passi dall'essere bambina all'essere poi preadolescente adolescente, scopri di avere un tuo mondo interiore, ecco, mettiamolo in questo senso, che scoprono la loro sessualità, che scoprono i loro gusti e ovviamente iniziano quello che è l'atto, il grande atto di ribellione dell'adolescenza che io non ho mai avuto, forse lo sto vivendo adesso. Chi lo sa, ho apprezzato tantissimo lo stile di disegno del fumetto perché è con tinta disegnato con la penna quella là a quattro colori, perché ovviamente le nostre protagoniste si affidano molto a quello che è il diario. E quindi il fumetto è disegnato come se in qualche modo dovesse richiamare lo stile del diario segreto del diario di scuola, la quale ognuna di noi preadolescenti affidata ad un certo punto della sua vita. L'ho trovato un lavoro molto relatable, quindi un lavoro nel quale ci si può rispecchiare molto, con il quale si può entrare molto in empatia, specialmente se si è state ragazze. Io sono nata negli anni 90, per carità, ero una bambina ancora quando gli anni 90 sono finiti, però me li porto molto dentro. È un'epoca, un'era che io apprezzo particolarmente ed è stata veramente una lettura molto piacevole. In più, io apprezzo sempre tanto il poter sostenere case editrici indipendenti e soprattutto autrici e disegnatrici donne. Dunque, lui è veramente consigliatissimo. Andiamo avanti. Decimo posto, entriamo ufficialmente in top 10 e appare una casa editrice che non era mai apparsa prima negli anni precedenti per quel che riguarda le mie letture di graphic novel perché è effettivamente una collana nuova del quale io fino ad ora ho letto un solo volume e sono stata molto fortunata perché quel solo volume è apparso qui al decimo posto. Abbiamo In cucina con Kafka. Lui è scritto e disegnato da Tom Gold, edito da Mondadori nella collana Oscar Inc. al prezzo di 18 euro. E questa qui è una raccolta di strisce a fumetti che hanno come tema la letteratura. Ecco, qui ve ne faccio vedere qualcuna. Per esempio, qui c'è Innovazioni per romanzieri contemporanei. Oppure qua c'è un generatore di adattamenti shakespeariani, quindi sono una serie di vignette satiriche, ciniche, ma anche molto divertenti. E mi ha fatto molto ridere, ma veramente molto. È stata una splendida compagnia per un paio di pomeriggi e soprattutto trovo sia in qualche modo un volume rinunciabile per tutti coloro che amano leggere. E non solo fumetti, nel senso, anzi, visto che è un volume che si focalizza tantissimo su quella che è la letteratura, la storia della letteratura classica, classici moderni, eccetera, eccetera, io trovo sia una splendida prima aggiunta alla libreria di qualcuno che è abituato a leggere saggi e romanzi, ma non ha mai toccato in vita sua un fumetto. Il formato in strisce lo rende molto digeribile, nel senso che ovviamente non essendo una storia continuativa, questo non è un graphic novel, lo potete aprire e chiudere. Quando volete, non siete obbligati a tenere il filo con una storia, e secondo me è anche uno splendido regalo se avete qualche amico lettore. Quindi, Tom Gold è una bellissima scoperta del 2019, è uscito anche un altro volume dell'autore, però non ci ho ancora messo le mani sopra, e lui è davvero consigliato. Al nono posto abbiamo questa meraviglia qui, è stata veramente una lettura splendida da fare nel 2019. Lui è Donne senza paura, libertà, uguaglianza e sorellanza, scritto da Marta Brin e disegnato da Jenny Jordal, edito da Edizioni 360 al prezzo di 14,90 euro. E questa qui è non fiction a fumetti.
fumetti, nel senso è un saggio a fumetti, appunto, che parla del movimento femminista. Quindi parla di come è iniziata la lotta del movimento femminista, parla di quali sono stati i grandi traguardi che fino ad ora ha raggiunto e di quali sono state le figure di riferimento, alcune note, altre molto meno, intendiamoci, ho imparato veramente tantissimo da questo volume, parla di quelli che sono stati gli ostacoli maggiori sulla strada e soprattutto spiega anche, secondo me, con estrema chiarezza tutto quello che c'è ancora da fare. Io l'ho trovato un libro molto molto utile perché spiega le cose, il movimento femminista, quello che è realmente, con una chiarezza rara. Io ve lo dico spesso, secondo me nel momento in cui si parla del movimento femminista, specialmente nel momento in cui si è accalorate come me, ci si può un attimino perdere in quello che è il discorso. Per questo apprezzo sempre molto l'idea di trovare sulla mia strada libri che invece sono concisi e che sono in grado di far passare un messaggio chiaro, semplice e soprattutto non fraintendibile, perché non ci si può appellare a nulla. E come dico sempre io, questo è il genere di libro da lanciare in testa a chi crede che il femminismo non sia servito, non serva oggi e non servirà in futuro, perché è una marea di cavolate. Il femminismo è servito, e se io posso permettermi di avere un canale YouTube in cui dico esattamente quello che mi passa per la testa, è grazie al femminismo. Serve oggi perché c'è ancora tantissimo da fare e servirà in futuro. Bello, eye opening, mi ha fatto aprire lo sguardo, aprire la mente, aprire il cuore. Io trovo che sia uno splendido regalo perché, appunto, approcciandosi primariamente ad un target leggermente più basso rispetto a quelli che sono i miei standard di lettura, veramente lo potete dare a tantissime persone differenti, soprattutto a uomini, soprattutto appunto a chi in questo movimento non crede. È stato meraviglioso. All'ottavo posto, uno dei grandi amori della vita, un autore che io apprezzo veramente tantissimo, e sto parlando di Alessandro Baronciani, che nel 2019 è uscito con Negativa per Bow Publishing al prezzo di 20 euro. Questa qui è la storia di una ragazza abituata a vivere davanti ai riflettori, perché i suoi genitori erano fotografi, lei fa la modella e la sua ombra si stacca da lei e comincia a combinare un po' di guai, che non sono guai marachelle da modella, sono guai veramente molto seri. Io adoro lo stile grafico di Alessandro, però quello che mi piace veramente tantissimo dei suoi lavori è che lo distinguono da tutto il resto che c'è sul mercato, o meglio, lo distinguono da tutto quello che arriva fino a me, che sono dei veri e propri capolavori di cartotecnica, nel senso che i suoi fumetti sono da scoprire, che è una cosa molto bella. E io spesso e volentieri li ho paragonati a dei libri gioco e spero di non far passare il messaggio che sto sminuendo il volume, però a me piacevano tanto i libri gioco e mi dispiace tanto che con il crescere si perda molto, anzi del tutto, l'avere il libro che in realtà è uno scrigno che ti può sorprendere non solo nei suoi contenuti ma anche nella sua forma. Io trovo che Baronciani al momento sia l'unico autore che si prende veramente il tempo per esplorare il libro in quella che è la sua forma di oggetto, cioè che gli dia qualcosa che altrimenti non avrebbe. Ecco, per esempio, vabbè, io ho letto Le ragazze allo studio di Munari e quello secondo me era cartotecnica all'ennesima potenza, però anche con Negativa ci ha stupito molto, perché ci sono tutte queste pagine che si aprono e rivelano, e il fatto dell'avere qualcosa di rivelato durante la lettura, che sia una sorpresa, che sia qualcosa che non ti aspetti, è incredibile e secondo me restituisce molto di quella che è la magia e quella che è l'ingenuità, l'innocenza, proprio all'atto del leggere. Lo fa solo lui e per questo, finché lui continuerà a far uscire fumetti, i suoi fumetti finiranno nelle mie classifiche dei graphic novel migliori. Del resto lo è stato anche Le ragazze allo studio di Munari. Il 20 gennaio esce in libreria un suo nuovo lavoro, spero che mi capiterà tra le mani perché non vedo davvero l'ora di leggerlo. Ma Negativa, devo dire che mi è piaciuto veramente veramente tantissimo, perché era una storia noir, violenta, cruda. Ne avevo bisogno. Settimo posto, un volume Rizzoli Lizard, che nel 2019 mi ha resa una delle donne più felici sulla faccia della terra, perché ha portato in Italia una delle mie fumettiste preferite, e sto parlando di Lucy Nicely. Questo qui è Molto più di 9 mesi, Diventare genitori nonostante tutto, edito al prezzo di 20 euro. Io Lucy Nicely la seguo da anni,
su Instagram. Io conosco la Nisley da prima che rimanesse incinta, e l'ho seguita in tutto quello che è stato il suo percorso della gravidanza e anche dopo, e continuo ad apprezzarla veramente tanto, nonostante le nostre esperienze di vita siano un po' all'opposto, e dunque io non posso guardare una sua vignetta e rivedermici completamente. Non è una questione di empatia, è proprio una questione di talento e di dolcezza. All'interno di questo volume qui, lei parla della storia della sua gravidanza, di come per anni ha tentato di non rimanere incinta. Ecco, comunque iniziamo già da questo. Una delle cose più belle, secondo me, del graphic novel è che ci sono molte parti dedicate alla storia della ginecologia, che sfatano moltissimi miti sulla gravidanza, sulla contraccezione in generale, sul corpo della donna e sul suo funzionamento, però anche avere un po' di storia della ginecologia, perché vi assicuro che sono successe cose allucinanti al nostro corpo per colpa di medici uomini nel corso degli anni, secondo me non fa mai male. Dunque, oltre ad essere un volume di estremo intrattenimento, è anche un volume molto informativo e secondo me tutte le donne dovrebbero sapere cosa succede all'interno dei propri corpi e cosa è successo ai corpi delle proprie antenate. Anche agli uomini non farebbe malino sapere come funziona là sotto, perché poi si vede quando non sapete come funziona. Comunque, per tornare a noi, appunto, noi la seguiamo in tutta quella che è la sua gravidanza, che non è stata una gravidanza semplice, è stata segnata da svariati problemi di salute anche molto molto gravi, ed è stata anche segnata da avvenimenti esterni che non sono stati propriamente piacevolissimi. Io, nonostante conoscessi già, tra l'altro, la storia della sua gravidanza e della nascita del piccolo Paul, che è un bambino carinissimo, carinissimo, mi sono ritrovata in molti punti con il fiato sospeso, mi sono ritrovata in dei momenti che non so, avevo paura per lei, temevo per lei, volevo prendermene cura. Poi considerate che da qualche mese a questa parte una delle mie amiche d'infanzia è incinta, anzi partorirà tra qualche giorno. Magari nel momento in cui state vedendo questo video è già nata sua figlia, mamma mia. Mi sembra una cosa assurda che Roberta sia per partorire. Però nel senso, a livello di gravidanze, di figli, del parlare di figli, di maternità, di paternità, per me il 2019 è stato un anno cruciale, fatto di grandi conversazioni su queste tematiche. Sesto posto, il miglior volume che io ho letto quest'anno, edito da Canicola. Canicola, lo sapete, è una delle mie case editrici di graphic novel preferite in assoluto, ma cioè, per me, per quello che è stato il mio anno lettrice, quest'anno non si sono superati di più, perché io ho letto Parcazza, scritto e disegnato da Francesco Cattani ed edito al prezzo di 16 euro. E questa è la storia di una famiglia con un gruppo di amici, insomma una famiglia allargata in vacanza al mare. E noi li seguiamo con un occhio molto voyeuristico in quelli che sono tutti i loro piccoli segreti e in tutto quello che è l'andamento delle loro pigre giornate. E questo volume mi ha sconvolta, perché io mi sentivo di più, cioè è talmente invadente, ecco, l'occhio dello spettatore, che mi faceva sentire a disagio, cioè avevo la sensazione di essere lì con loro e di non dover essere lì in quelle stanze, in quelle situazioni. Parcazza è un volume a tratti un po' disturbato, sinceramente, però mi piace perché al tempo stesso dà un ritratto della normalità, nel senso, all'interno di questo volume non accade nulla che non sarebbe potuto accadere in una normale vacanza di qualunque di noi, però al tempo stesso ti rendi conto che ci sono tante piccole cose che non sarebbero dovute accadere, tante piccole tristezze. Questa normalità, il peso di questa normalità è importante da portarsi appresso dopo un po'. È un volume che ti crea un maremoto dentro come lettore. È stato a livello intrinseco introspettivo importante come lettura. Yes, io vi ricordo che tutti i volumi nominati all'interno di questo video li troverete linkati ad Amazon nell'info box. Io sono affiliata, dunque acquistando qualunque cosa attraverso un mio link, quindi cliccando prima sul mio link aiutate un sacco il canale a sostentarsi. E detto questo, possiamo continuare. Quinto posto, metà classifica, e troviamo uno dei miei autori preferiti. È non solo una persona squisita in ogni sua parte, ma veramente, ma anche un disegnatore eccellente, una persona estremamente
estremamente precisa nel suo lavoro. Sto parlando di Sergio Algozzino. Qui abbiamo Nelly Bly, scritto da Luciana Cimino, appunto disegnato da Sergio, con una prefazione di David Randall, edito da Tunue al prezzo di 17,50 euro. Questa qui è la biografia a fumetti di Nelly Bly, la grandissima. Tra l'altro vi faccio vedere perché io questo volume ce l'ho dedicato, ma guardate quanto è bello. E caspita, che stiamo a dire? se no che Sergio è un grandissimo disegnatore. Ma per tornare a noi, appunto Nelly Bly, grandiosa giornalista investigativa, vabbè, lei ha inventato il giornalismo d'inchiesta, intendiamoci, si è finta pazza per farsi internare in un manicomio femminile e denunciare quelle che erano le condizioni in cui venivano tenute le degenti. Ha fatto il giro del mondo in meno di 80 giorni, è una cosa incredibile. Fondamentalmente è una figura non solo importantissima per quello che è il movimento femminista, quindi qua ci ricolleghiamo a un po' di letture che vi ho mostrato precedentemente, ma secondo me è veramente importante perché ha fatto capire al resto del mondo qual è l'importanza dell'informazione, dell'informazione fatta bene e con cognizione di causa. È stata una donna coraggiosa e di grandissima ispirazione. La biografia è chiara, si mescola ad una storia di invenzione, dunque questo non è un lavoro di non fiction. Se vi piacciono le biografie, di solito leggete non fiction, se vi piace la storia, le grandi figure storiche, secondo me questo qui è un volume veramente parecchio irrinunciabile. Poi io ho letto quasi tutto quello che ha scritto Sergio, per carità, all'interno del volume è in veste di disegnatore, però io mi fido veramente tanto di lui, cioè nel senso è una penna, una matita, una mano che io conosco da anni. E sono stata felicissima nel vedere che c'è un'evoluzione, una trasformazione ancora in meglio, sempre meglio. E questo volume mi ha tolto il fiato, è stata una delle letture del resto più belle del 2019, ma non sarebbe qui altrimenti. Quarto posto, ne abbiamo parlato abbastanza di recente e in tantissimi video diversi, quindi tenterò di essere breve, ma lui non poteva mancare, lei non poteva mancare più che altro perché Daniel Coelho ovviamente non ha voce in capitolo rispetto a Mercedes. E appunto è Mercedes, scritta da Daniel, edito da Bao, il prezzo di 21 euro. Siamo in un universo, in un mondo distopico in cui c'è questa donna Mercedes che è potentissima e si trova improvvisamente a dover sfuggire alla giustizia insieme a un pugno di collaboratori veramente molto fidati e svariate valigie. Quindi per riuscire a nascondersi, noi torneremmo un po' in tutti i luoghi che hanno formato Mercedes nell'infanzia e nell'adolescenza, entreremo a contatto con un sacco di personaggi, uno più strambo dell'altro, e soprattutto ci renderemo conto che Mercedes è la donna più figa che sia mai esistita. Un volume che mi ha fatto riflettere tantissimo, un volume ad alto, ancora alto impatto emotivo, quindi preparatevi perché è un volume soprattutto secondo me che colpisce quando meno te l'aspetti, perché tu hai un'idea secondo me di quale sia il tono del volume, però poi in determinati punti chiave della lettura all'autore piace cambiare chiave improvvisamente, senza che tu possa farci nulla, nonostante rimanga coerente con quelle che sono le tematiche. Però nel momento in cui cambia, tu praticamente perdi qualche battito, perché sei abituata a qualcosa, arriva qualcos'altro di molto profondo e dici, caspita, non l'avevo vista in questo modo, non me l'aspettavo. È una gran lettura, è veramente grande lettura. Secondo posto. Ah, Rizzoli Lizard, piace strapparmi l'anima in svariati pezzi e vedere che succede, almeno questo è quello che io devo pensare nel momento in cui loro mi inviano Bezimena. E questo qui è scritto e disegnato da Nina Bungevac, edito al prezzo di 20 euro e il sottotitolo di quest'opera, che secondo me è una copertina non spaziale di più, è Anatomia di uno stupro. E questo qui è un adattamento moderno del mito di Artemide e Siprete, o Siprete, non ne ho assolutamente idea. Appunto, noi mescoliamo il mito greco con questa storia di voyeurismo moderno portato all'estremizzazione. Qui finiamo, insomma, Anatomia di uno stupro è veramente abbastanza esplicativo come sottotitolo. Il fumetto è strutturato in questo modo, per cui sulla pagina di destra troviamo sempre il disegno, mentre sulla pagina di sinistra noi troviamo la parte scritta, la descrizione in qualche modo. È una favola malata,
questo volume ed è il secondo graphic novel più bello che io ho letto in tutto il 2019. Io ho paura a farvi vedere le tavole perché ovviamente sono sessualmente molto esplicite, quindi non lo posso consigliare ad un pubblico più giovane, vi devo dire fate attenzione nel momento in cui ve lo regalate, c'è un volume un po' spinoso del quale parlare, però se ve la sentite, se ve la sentite di affrontare l'argomento, è stato un pugno nello stomaco. Io c'erano tavole in cui ero completamente disgustata dalla cosa, però al tempo stesso non riuscivo a smettere di leggere, perché alla fine dei conti risulta magnetico come volume, cioè proprio ti attanaglia, cioè fa questo gesto sulla spalla e tu devi rimanere lì a guardare per forza perché vuoi sapere quello che succede, vuoi sapere quale sarà l'epilogo tragico della vicenda e se tu riuscirai a uscirne pulito, tu come lettore, perché in certi punti ti scatena un disgusto che ti entrano proprio dentro, però è stata una di quelle storie che sono importanti da leggere e soprattutto questo tra tutti i volumi che io ho letto quest'anno mi ha dato l'impressione di star leggendo alta letteratura. Nel senso, era come se mi trovassi di fronte a un classico moderno, qualcosa che può effettivamente cambiare e dirottare il corso della letteratura, i gusti e cambiare le asticelle qualitative all'interno di ogni singolo lettore. Secondo posto, medaglia d'argento. Guarda, adesso che ho fatto il cambio batteria e quindi ho fatto un secondo di pausa, non ricordo se Benzimena vi ho detto che era al secondo o al terzo posto. Potrei anche essermi confusa perché io con i numeri non ho pazienza, non ho proprio capacità. E al secondo posto non meritato di più, cioè per me questo qui è praticamente un primo posto ex aequo perché davvero il mio cuore non ce la faceva. Io vi voglio presentare Ruggine, scritto e disegnato da Francesco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo, edito da Edizioni BD al prezzo di 17 euro. Questa qui è la sovraccoperta che era in esclusiva per il Lucca Comics. In realtà questa qui è la vera e propria copertina del fumetto. A me era stato inviato da Edizioni BD e poi a Lucca mi sono procurata la sovraccoperta variant perché così, ecco, vi faccio vedere, ho potuto avere la mia dedica. La storia, qui ci sbrighiamo perché ne ho parlato un milione di volte e non mi voglio mettere a piangere, c'è una vita che mi metto a piangere all'interno dei video, basta. Facciamo così, vi linko nelle schede dell'info box un video in cui parlo di Ruggine e mi metto a piangere, così vedete che non vi sto pigliando per i fondelli. Però è la storia di una storia che è finita. Una storia che è finita per un tradimento e del nostro protagonista che tenta di rimettere insieme i pezzi della sua vita, che si rinchiude in se stesso, che rifugge a quelli che sono i suoi amici. E in qualche modo lo comprendo perché ogni volta che vede i suoi amici tirano fuori questa storia. È inevitabile che si crei del gossip, ecco, all'interno di questi avvenimenti, ma l'ho vissuto in prima persona. Intendiamoci, voi pensate che una volta ero a Bologna con le mie amiche, ero con le mie tre migliori amiche di Bologna e stavano loro parlando della mia situazione e ne stavano parlando in un tono di gossip, ecco, posso definirlo solo in questo modo, ma senza malizia e senza cattiveria, è la stessa cosa che fanno gli amici del nostro protagonista. Io mi sono fermata lì gridando e gli ho detto: guardate che quella che per voi è una storia, per me è la mia vita. Io non riuscivo a non pensare a questa scena nel momento in cui leggevo il volume. Questo è un volume che parla di riscoperta della vita e soprattutto del mettere insieme i pezzi del proprio dolore e accettare che c'è quel dolore, che non va assolutamente da nessuna parte, va assorbito col tempo e va anche espulso col tempo, e che non ha molto senso crearsi una corazza per difendersi da quello che è il mondo esterno, perché è vero, se tu hai una corazza niente ti può fare più male, ma niente più ti può fare nemmeno bene. Ogni singolo passaggio era qualcosa che avevo attraversato anch'io. E viene raccontato così bene, poi con queste metafore del ciclo arturiano, non sono grande fan del ciclo arturiano del Medioevo, che erano delicate. Non posso fare altro che raccomandarvelo, credetemi. Questo qui è un graphic novel che non deve mancare nella vostra libreria, non nella vostra collezione di fumetti, perché io non vi sto parlando necessariamente come lettori di fumetti, io vi sto parlando come lettori. Se poi voi non leggete fumetti, male malissimo, vi ho dato 11 opzioni bellissime dalle quali partire, partite. Ma Ruggine, davvero io non me lo immagino fuori dalla vita di nessuno, perché serve come lettura catartica per chi ha subito una rottura, è molto doloroso per chi ha subito un tradimento, e serve da lettura educativa, autoeducativa, per tutte quelle persone
che hanno avuto, che hanno, che avranno al loro fianco, che sia un amico, un parente, un collega di lavoro, chiunque hanno subito una rottura dolorosa o un tradimento. Serve a tutti, perché a tutti capita nella vita. Mi sembra arrivato il momento giusto per dirvi che vi ho mentito spudoratamente, perché non ci sono 11 volumi all'interno di questa classifica, ce ne sono 12. Perché al primo posto non c'è un volume, c'è un autore, c'è Leo. Leo Ortolani è anche l'autore al primo posto della mia classifica del 2018, con Cinzia, edito da Bow Publishing. E quest'anno ha fatto uscire, sempre con Bow, due volumi, e due volumi si trovano al primo posto. Ho deciso di unirli insieme e parlare di Leo Ortolani come autore, non del fumetto in sé, del graphic novel in sé. E qui abbiamo la sua ultima uscita, che Cinema presenta Il buio colpisce ancora, edito al prezzo di 17 euro, mentre qui abbiamo Due figli e altri animali feroci, edito al prezzo di 18. Leo Ortolani è l'uomo del quale io mi posso fidare. Leo Ortolani è un uomo bravo, competente, che è in grado di farti piangere quando vuole, perché è in grado sicuramente di farti commuovere quando vuole, ma soprattutto, sopra ogni cosa che io potrò mai dire, è anche l'uomo in grado di farti morire da ridere quando ne hai più bisogno. Quest'anno, secondo me, è stato particolarmente bravo, perché appunto ha fatto uscire sul mercato due lavori molto diversi tra di loro, che scatenano sentimenti molto diversi. In Due figlie e altri animali, lui parla del processo di adozione delle sue due figlie. E in pratica il graphic novel, o meglio il lavoro, perché questo qui non lo posso definire un graphic novel, è strutturato in questo modo. Abbiamo delle parti di fumetto e poi abbiamo delle parti che sono le email che inviava Leo ad amici e parenti nel momento in cui appunto si trovava all'estero per finalizzare le carte dell'adozione internazionale. Scatena proprio quella parte più, boh, pelusciosa di te, praticamente. Io mi sentivo morbidina nel momento in cui leggevo questo volume. È stato bellissimo. Però poi alla fine dell'anno ha deciso di ritornare con Cinema. Aveva già pubblicato in passato una raccolta delle sue recensioni di film a fumetti. È stato poi il primo volume di Leo Ortolani che ho mai letto, e si chiamava Cinema, il buio in sala. In occasione del ritorno di Star Wars, ovviamente decise di chiamarlo Il buio colpisce ancora. È divertente. Cioè, non è che è divertente, è dissacrante. Io poi sono una grandissima fan di Star Wars e sono perfettamente, perfettamente d'accordo con tutto quello che Leo Ortolani dice su Star Wars, e la recensione di Chiamami col tuo nome mi ha fatto uscire dal naso ridendo boh, il pranzo di Pasqua del 94, qualcosa del genere. Cioè, tutto quello che fa e che dice, anche nel momento in cui non sono d'accordo con lui, perché capitano anche le volte in cui non sono d'accordo con lui, comprendo che c'è un ragionamento logico sotto le sue scelte, e soprattutto, ve lo ripeto, mi fa morire da ridere. Il 2019 è stato l'anno peggiore della mia vita, il peggiore, e avevo tanto 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 bisogno di qualcuno che mi facesse ridere, e Leo Ortolani l'ha fatto, e per questo si trova al primo posto. Ok, Due figli e altri animali è stato meraviglioso, intendiamoci. Però ammetto che avevo bisogno di ridere, lui l'ha fatto. E quindi grazie Leo. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il graphic novel, il fumetto più bello che voi avete letto nel 2019. Iscrivetevi magari se questo video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti, e controllate l'info box, super pieno di informazioni utili. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo domenica.